Buongiorno, allora io sto andando al DM, il mio piccolino è già al parco, il posto, non c'è niente. Andiamo al DM, vi porto con me, vediamo che situazione c'è, devo comprare pannolini e varie cose. E niente, stamattina sono stata già al Lidl, mi sono dimenticata di fare lo svuoto della spesa, yeah! E niente, adesso giro la telecamera e vediamo cosa posso registrare lì al DM. Comunque vediamo se c'è fila. Mi pare che non c'è da rispettare la fila. Ok, giro la telecamera e ci vediamo. Sacchettino presi, mi sono intrattenuta un po' di più al DM perché ho fatto delle foto di mio nipotino, così poi quando avrò la possibilità li metterò appesi a casa nei quadretti, ecco. È un po' un casino quelli quadretti lì perché cioè da stampare, perché la connessione non prendeva, quello non faceva, e ce l'ho fatta, ho stampato un paio di foto, 16 foto, sono venuti 3,28 euro, in pratica costano 19 centesimi ogni foto mi sembra, e niente, stavamo parlando dentro con una signora che anche lei poverina con la mascherina non riusciva a respirare, non aveva aria. Purtroppo è così, adesso sto già iniziando a sentire il mio piccolino che piange, che sicuramente perché c'è vento, c'è abbastanza vento e forse piovere non viene a piovere, però c'è abbastanza vento da non poter star fuori, ecco. Adesso vediamo cosa stanno facendo e poi vediamo cosa vuole fare. Comunque, già lo sento gridare. Comunque, vediamo cosa facciamo dopo, se andiamo a prendere una macchinina e poi si ritira a casa. Comunque, ciao. Yes. Dopo che sono stata mezza giornata fuori, c'è vento, poi c'è
c'è il vento, ma c'è caldo. Sto andando a cucinare, che adesso rientra il maritino, e quindi siamo stati un po' Aldi. Abbiamo fatto un sacco di cose oggi, quindi ritorniamo a casa e dopo si procede la giornata. Comunque ci vediamo dopo, vediamo cosa fare. Andiamo, dai! Voilà. Corri! E ciao! Ciao! Comunque, ci aggiorniamo dopo. So, io sto andando al parco perché giustamente con questa giornata, anche se c'è il vento, i bambini vogliono uscire. Già mio marito è andato diretto al parco. Io ho fatto due cose a casa e adesso li sto raggiungendo, vediamo se sono ancora qua oppure sono andata la macchina, anche perché le chiavi ce l'ho io. E niente, oggi c'è caldo ma c'è anche un po' di vento, ma poi c'è ancora caldo, ma poi c'è... non si capisce bene questo tempo. C'è il collegamento di lavoro qua. Tanti mi dicono, vabbè, ma tu abiti al centro, che bello, hai tutto, i negozi, non devi andare da nessuna parte, non devi prendere macchine, ma, noi odiamo il centro, perché? Perché c'è sempre un casino. Allo? C'è sempre un casino. E nessuno, il venerdì ci sono gli ubriaconi, le feste sono tutte al centro, quindi c'è abbastanza casino. Guarda qua, c'è mia madre, mi saluto. Sono fuori nel balcone, vi rispondo alle domande con cui vi ho chiesto di lasciarmi alcune domande, se qualcuno aveva qualche domanda da farmi, di farmi. Lo farò da sola perché le domande sono pochissime, quindi è inutile farle con mio figlio. Allora, Moni, ce l'ho qua, le sono scritte perché sono riperto. Moni Dreamer mi chiede: cosa ti manca dell'Italia? Cibo, abitudini, eccetera, a parte la famiglia, ovviamente, anche lei l'ha scritta, a parte la famiglia, il cibo, l'abitudine, eccetera. Allora, di cibo, essendo siciliana, tutte le cose siciliane, ovviamente, le cose fatte in casa, gli arancini, comunque le facciamo anche qua, però non hanno sempre lo stesso gusto, ecco. Le abitudini quasi tutte, cioè nel senso la domenica andare dai parenti, mangiare magari dal suocero, dalla suocera, dal papà, e stare proprio tutto il giorno della domenica in giro, oppure se non vuoi andare da loro, comunque ci sono il centro commerciale, una passeggiata al mare. Tante cose, ecco, per lo più specifico, ecco, la domenica di più si sente proprio al 100%, ecco, perché qui non vai da nessuna parte, i negozi sono sempre chiusi la domenica, a parte l'eccezione di una volta l'anno. E niente, queste sono le abitudini che comunque che mi mancano, il cibo, e poi una domanda che mi ha detto
di Moni 3, se esistono i bidet in Germania. Allora, i tedeschi nelle proprie case bidet non ne fanno, a eccezione che la costruzione sia di proprietà italiana, ci sono i bidet, ma se no, nelle case tedesche bidet non ce n'è. Tu dici, come si fanno a lavare? Qua andiamo un po' sull'intimo, sul particolare. Tipo noi abbiamo, ognuno ha una propria bottiglia. Sembra brutto da dire, però ovviamente non è che ogni volta che vado in bagno devo farmi la doccia, ecco. La doccia me la faccio lo stesso, però diciamo che in particolare chi vuole andare in bagno così, abbiamo le apposite bottiglie, riempiamo la bottiglia, ci laviamo direttamente dentro il gabinetto, il WC detto, e poi niente. Comunque qua non esistono i bidet, cioè nel senso c'è chi li fa, c'è chi non li fa. Io in tutte le case tedesche che ho visto, bidet non ce n'è. Poi Michaela, non so se si pronuncia così, Elcon è una domanda su Instagram. Qual è il tuo cibo preferito? Allora, il mio cibo preferito, ovviamente, dai fast food è il McDonald's. Di preciso quello col pesce, cioè il fillet on the fish. In assolutamente prendo sempre quel menu lì io. Fillet on the fish, mangio e mi. Perché la carne, sinceramente, la vedo su McDonald's molto più gommosa. Non mi piace molto mangiare la carne dentro l'hamburger. Quindi preferisco il filetto on the fish e vado a meraviglia. Che poi l'ha assaggiato anche mio marito, che non è di questi fast food. E gli è piaciuto tantissimo mangiare il filetto on the fish, infatti anche lui prende sempre quello. Poi un'altra domanda che mi ha fatto una conoscente, ovvero la compagna di mio papà, è stata: come state? Come stiamo? Come stiamo? Tasto dolente. Stiamo bene, si vive bene, c'è il lavoro, ma non riusciamo a trovare questa benedetta casa. Nel senso che qui dove io abito non ho la possibilità, non mi danno la possibilità, o se la prendono subito, o quando mando le mail mi dicono che già è stata prenotata, o non vogliono i bambini, mi dicono no, 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 se hai tu bambini, no, 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 bambini no, se no mi rovinano la casa, o niente. Non si ha la possibilità. Comunque, se questo video vi è piaciuto, tanti like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, tanti like e tanti bacioni.